Facendo di Porto compositore, conoscendo i caratteri e la loro forza di posizione, riesci a fare delle scritte in cui non hai il problema di non finire alla fine del foglio. E la capacità di uno che scrive un grafico è di sapere individuare lo spazio che ha a disposizione, il tipo di carattere che usi, eccetera. Perché oltre a quella scritta, che è un mezzo corsivo, si chiama fantasia, si possono fare scritte in diversi modi, anche ad esempio la scritta del 1785, che è là a lato destro, quel corsivo che vedete scritto in verde, quello è in carattere slogan, è un carattere tipografico, quello vede, somiglia un pochettino quell'altro, ma non è lo stesso. Mentre se andiamo sul 25 aprile, quell'altro manifesto che c'è a lato destra, ecco, questo corsivo è un corsivo Bodoni, vedete quel corsivo che c'è a lato su fondo blu. Quello lì si chiama stampa in negativo, vuol dire che dal colore di fondo i caratteri vengono estratti in bianco, che è il colore della carta. Si chiama stampa in bianco, mentre questa stampa è in positivo. Questa è stata un'idea che ho avuto in primavera per quest'anno ed è un manifesto che ci ha fatto gentilmente, lo devo dire, il Comune a sue spese per il 25 aprile. Quello l'altro manifesto invece sono, come lo potete leggere naturalmente, cittadini eccetera eccetera eccetera, e per le primarie, quest'altro per la raccolta firme del Berlusconi Dimettiti, di cui ho raccolto 730 firme girando per le strade di Sanremo fermando le persone o mi fermavano loro per scrivere, mentre quest'altro era per, come avete visto prima, per fare. Adesso è un po' di tempo che non mi vedono in giro, loro qualcuno curiosamente ha chiesto ma dove è finito Alfredo, che non avevo visto nemmeno la festa. Io che nella mia vita, a partire dal 49, che la prima festa dell'unità l'abbiamo fatta a Torino al Parco Michelotti. A proposito, quella sera lì ho portato con me le bozze della poesia La paesana puttanella di Cesare Pavese. E l'abbiamo discussa assieme a Pavese con degli operai della Fiat Fonderie. Pavese non voleva cambiare il titolo perché la puttanella contadina ci dava fastidio, perché la parola contadina indicava prettamente una qualifica di una persona, come l'operaio, il contadino, il minatore, eccetera. Abbiamo chiesto di tramutare il titolo da la puttanella contadina alla puttanella paesana, che non ha uno specifico intendimento. Infatti lui l'ha provato, poi facendo il furbo, come al solito, che Pavese l'ha fatto così, ha mantenuto la vecchia disposizione. Se era in un altro posto, magari un po' più a nord, o dove dice, lo mettevano al muro, lo fucilavano, perché agli operai aveva detto una cosa, poi aveva combinato un'altra. Questa è una battuta che faccio. La mia salute non è più brillante come una volta e purtroppo devo limitare anche la mia attività politica, ma anche quella quotidiana, normale, in casa. E cosa volete fare? Quando si arriva a una certa età saltano fuori sempre dei piccoli problemini di salute che ti condizionano e sei costretto a ridurre l'attività. E questo spiace molto, perché meno produci, meno lavori, meno lavori intellettualmente, più le cellule si siedono, si appassiscono, si radunano, chiacchierano fra di loro invece di muoversi, cercarsi uno con l'altro. E dicevo, è per quello che mi sento un po' giù di morale, soprattutto. Ma vabbè, consideralo un periodo di... Di transizione, non credo. Sì, non credo, no, non si può. Ma uno perché deve morire sano? Lasciatemi fare quello che voglio. Ma non è mica detto che devi morire, magari è questo tempo. Beh, guarda, di Matusalemme ce n'è stato uno solo. Sì, cioè, non è un problema. So già i limiti, insomma. Uno dice, ma arrivi a 100 anni, sei sopportato, bavoso, malvisto, accudito, magari da una badante, non come la voglio io, insomma. È quello il problema. Lascia scritto come la vuoi, la badante, così. Va bene. Ti ringrazio Alfredo, è stato un piacere. Io spero di farvi vedere altri manifesti.